Oggetto numero 21, risponde l'assessore Coletto, interroga il consigliere Fora. Consigliere Fora. Sì, grazie, buongiorno. Buongiorno anche all'assessore Coletto, rinnovo anche all'assessore Coletto da parte mia le condoglianze per il lutto. L'interrogazione ha come oggetto l'ambito della professione ostetrica e in particolare le funzioni che vengono assegnate a una figura che riteniamo essere centrale nei modelli di cura della famiglia e del nostro sistema sanitario, non lo diciamo noi ma lo definisce l'OMS, in funzione sia della qualità degli interventi che le figure delle ostetriche svolgono nei confronti della tutela della salute sessuale, riproduttiva, materna e neonatale, e anche sotto il profilo del rapporto costo-efficacia e costo-beneficio. Ad oggi l'obiettivo della Regione dell'Umbria, come evidente, è quello di garantire costituzionalmente servizi efficienti di facile accesso alle donne in gravidanza, ma anche ovviamente alle donne sane. L'evoluzione della figura dell'ostetrica nel nostro Paese la valorizza sempre di più, e se ne hanno nota in diverse leggi nazionali che si sono susseguite in questi ultimi anni, la figura dell'ostetrica in un'ottica multidisciplinare, e non a caso diverse regioni si sono già mosse, tra queste ricordo la Toscana, il Veneto, l'Emilia Romagna, il Piemonte, il Trentino, la Val d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia, nel da un lato semplificare le procedure di prescrizione di tutta la fase diagnostica che già oggi conducono le ostetriche, che in molte regioni viene assegnata anche come facoltà prescrittiva, anche alla luce appunto di una legge nazionale che lo permette da diversi anni. Nella nostra regione questo ancora appunto non è possibile, nonostante sono diversi anni che la Giunta anche negli anni passati, da quello che mi risulta, si sia interrogata su questo punto. La situazione ad oggi però è diversa. Ad oggi siamo in una fase d'emergenza che prevede anche dalle linee guida che questa giunta ha in diverse occasioni confermato il rafforzamento delle cure primarie di base, domiciliari e territoriali, all'interno delle quali il modello che anche recentemente in Toscana è stato adottato della care ostetrica nel basso rischio concorre sia alla diminuzione degli accessi ai servizi e dei contagi da Covid per mamme, bambini e famiglie, e sia soprattutto alla presa in carico delle donne in un'ottica di prevenzione e sorveglianza. Per questi motivi chiediamo alla Giunta regionale se non ritenga opportuno, come è stato fatto in molte altre regioni, introdurre un dispositivo che permetta di assegnare come competenza alle ostetriche la facoltà delle prescrizioni specialistiche ambulatoriali già definite dal tabellario ministeriale, adottando quindi una condotta autonoma che riduca la burocrazia, crei risparmio, riduca i tempi di attesa. Ecco, questo è un altro punto fondamentale sul quale può intervenire questa disposizione, e se non si ritenga di valorizzare complessivamente questa figura professionale, poi potrebbe allargare tutto il tema ai consultori, ma oggi soffermiamoci su questo, rispetto alla possibilità di valorizzare l'ostetrica nei servizi domiciliari e territoriali in funzione delle competenze che ha questa figura professionale, sempre più strutturate, sempre più qualificate all'interno del nostro sistema sanitario. Grazie. Assessore Coletto. Grazie, grazie Presidente. La Regione Umbria intende valutare la possibilità di considerare le ostetriche soggetto prescrittore di quanto previsto nelle linee guida per la gravidanza fisiologica, demandando altre prescrizioni al medico ginecologo qualora si evidenziassero problematiche di gravidanza a basso rischio e oltre. In questo caso le ostetriche si dovrebbero ovviamente identificare come ordinatore di spesa. Questa attribuzione alle ostetriche dovrebbe essere accompagnata necessariamente da una serie di misure analoghe a quelle vigenti per i medici, volte a garantire il monitoraggio e il governo dell'attività prescrittiva, sistema di codificazione che consente di indicare come soggetto prescrittore anche un soggetto diverso dal medico, sempre ovviamente per le prescrizioni dettate dalle linee guida per la gravidanza fisiologica. È chiaro che
Oltre a questa intenzione, il protocollo che verrà steso dovrà essere condiviso con i medici, con i ginecologi, con l'ordine dei medici e quant'altro, in maniera tale da evitare successive frizioni che non hanno motivo di essere, anzi. Grazie. Consigliere Fora. Grazie Assessore, mi ritengo soddisfatto della risposta. È ovvio che qui non stiamo mettendo in contrapposizione categorie di figure professionali sanitarie, ma anzi il tutto serve per rendere più funzionale l'accesso ai servizi e l'integrazione fra figure professionali, per cui è scontato e mi fa piacere che l'abbia ribadito che il tutto debba essere costruito con l'integrazione e la facilitazione di tutte le figure professionali. Io ricordo, come detto in premessa, che le regioni che hanno adottato questo modello hanno dati già storici, strutturati, che ci permettono di valutare il forte funzionalità sia dell'abbassamento delle liste d'attesa e sia la semplificazione delle procedure. Credo che questi due elementi, in questo periodo soprattutto, rendano possibile e necessario l'adozione in termini anche in tempi anche, ecco, spero e mi auspico veloci, come ci è stato confermato da oggi da lei oggi in consiglio, di questa pratica. Grazie. Ultimo question time, grazie consigliere Fora. Risponde il vicepresidente Morroni, interroga il consigliere De Luca. La parola al consigliere De Luca. Grazie Presidente, ma attraverso questa interrogazione, a seguito di quello che è stato un risultato storico ottenuto dal nostro Paese in sede europea lo scorso 21 luglio, che di fatto ha permesso lo sviluppo di un piano comune, il diciamo così chiamato Recovery Fund, che porterà l'emissione di un debito comune fra tutti i paesi dell'Unione pari a 750 miliardi di euro, di cui 82 milioni a fondo perduto e 127 in forma di prestiti saranno destinati al nostro Paese. Il dispositivo sostanzialmente sarà finalizzato a una visione di ristrutturazione dei vari sistemi paese, quindi con ingenti investimenti pubblici e riforme che andranno a incidere sulle economie dei singoli stati. Ogni paese dovrà sostanzialmente presentare, così prevede l'accordo politico, un piano nazionale per la ripresa e per la resilienza. Nell'ambito del dibattito italiano, il Governo ha accolto l'invito delle regioni a avviare un percorso, un ragionamento comune per la strutturazione di questi investimenti, previsti dal complesso degli strumenti della Next Generation Europe, e che il Presidente della Conferenza Stato-Regioni, Stefano Bonaccini, ha indicato nel finalizzata all'obiettivo di fornire un contributo efficace in termini di proposte per la stesura del piano nazionale. In questo quadro, il 7 agosto è stato annunciato che la Presidente della Regione Umbria, Donatella De Sei, ha ricevuto l'incarico di coordinamento politico in merito alla programmazione del piano nazionale per la ripresa e per la resilienza. Quindi ha avuto il compito sostanzialmente di svolgere il coordinamento di sintesi per questo tipo di attività.
la stessa Presidente ha affermato che quella che ci dà l'Europa è un'occasione importante da cogliere come Paese e di conseguenza come Regioni. In particolare dovremo utilizzare fondi per investimenti e riforme incentrati sulle sfide e sulle esigenze connesse alla transizione verde e digitale, in modo da garantire una ripresa che sia sostenibile. La ricaduta sarà anche in termini di occupazione e potrà fornire una crescita sostenibile che rende i territori più resilienti. È quindi chiaro che ci troviamo di fronte a una sfida epocale che cambierà il profilo del futuro della nostra regione e che nei fatti vede in questa legislatura un'occasione unica di un reale disegno che a mio modo di vedere deve essere un vero e proprio momento costituente nell'ambito di quello che andremo a svolgere. La nostra regione, ecco, in termini di risorse, per quanto quantificate, per quanto riguarda l'Umbria, potrebbero ammontare a 700 milioni, questo la fonte è un articolo di City Journal, ma potrebbero anche arrivare a 4 volte questa cifra se il criterio della ripartizione dei fondi europei sarà quello applicato. Tempo, consigliere. Di fronte, concludo interrogando il vicepresidente Morroni, e quindi chiedendo di fronte a questa sfida, di fronte a questa opportunità, come si sta ponendo l'Umbria nell'ambito del coordinamento politico in merito alla programmazione del Piano Nazionale per la Ripresa e per la Resilienza, quali siano i progetti che la Giunta regionale intende come prioritari per lo sviluppo della Regione e quali sono le prospettive in termini di risorse che la Regione Umbria può avere a disposizione. Se a tal fine si ritiene doveroso che si apra un dibattito pubblico, una fase di ascolto da parte della Presidente De Sei che coinvolga in primo luogo l'Assemblea legislativa, le rappresentanze sindacali, datoriali, l'università, le associazioni e i più ampi brani della società civile per capire le linee e gli indirizzi da tracciare per l'Umbria e cosa si intenda proporre per accedere alle somme disponibili, soprattutto stabilendo quali sono le priorità e quali sono gli elementi cardine della visione che abbiamo per il futuro della nostra regione. Vicepresidente Morroni. Grazie Presidente. Consigliere De Luca. Il 21 luglio 2020 il Consiglio europeo ha approvato un pacchetto complessivo di stanziamenti di risorse pari a un importo di 1.824 miliardi di euro, articolato in due linee di finanziamento. La prima è il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 per un importo di circa 1.074 miliardi, con uno stanziamento per la politica di coesione 2021-2027 che ammonta a 373 miliardi di euro, di cui 38 miliardi circa destinati al nostro Paese. La seconda linea di finanziamento, da lei richiamata, la cosiddetta Next Generation, anche conosciuta come Recovery Fund, per un importo pari a 750 miliardi. Questa cifra è suddivisa nel programma per la ripresa e la resilienza, il cosiddetto PNRR, che vede uno stanziamento di 672,5 miliardi di euro, di cui 209, come opportunamente ricordato anche da lei, 209 miliardi sono destinati all'Italia. L'altro strumento è quello cosiddetto da REACT, che prevede uno stanziamento che si aggira intorno ai 50 miliardi di euro, non ancora ripartiti tra gli Stati membri. Al momento, è bene precisarlo, non esiste in nessun caso una ripartizione di risorse a livello regionale. E comunque una ripartizione regionale verrà effettuata nei prossimi mesi per la politica di coesione 2021-2027, dove l'Umbria, come ben sa questa Assemblea, sarà una delle tre regioni italiane cosiddette in transizione, mentre per le risorse del Recovery Fund, siano essi 209 miliardi del PNRR, siano quelle ancora da definire del REACT, al momento non sono previste ripartizioni di allocazione territoriale. Per quanto riguarda il PNRR, la parte più consistente del Recovery Fund, quindi,
ricordo circa 672 miliardi, di cui 209 il nostro Paese. La decisione assunta dal Governo nazionale prevede che esso sia elaborato in sede del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei. Il 28 luglio è stata convocata la prima riunione, nel corso della quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha illustrato brevemente le linee di azione e il programma di lavoro che il Governo intende adottare per l'adozione dei piani nazionali di ripresa e resilienza per l'utilizzo delle risorse del Next Generation, che orientativamente in Italia varrebbero, come dicevamo, circa 209 miliardi, cifra che va impegnata entro il 2022 e va utilizzata fino al 2026. Il Presidente Conte ha illustrato la tempistica molto stringente per la predisposizione del piano. All'incontro hanno partecipato molti ministri e i rappresentanti delle autonomie locali. Per le regioni erano presenti il Presidente della Conferenza Stato-Regioni Stefano Bonaccini e la Presidente della Commissione Affari Europei Donatella Tesei, alla quale credo l'Assemblea possa rivolgere le più vive felicitazioni per la nomina che ha ricevuto con riguardo al PNRR. Credo sia un incarico di grande responsabilità che fa onore alla nostra regione, alla Presidente Tesei, credo che rappresenti un impegno davvero significativo e importante. In quell'occasione il Presidente Bonaccini ha dato una piena disponibilità delle regioni a contribuire a tali attività. In particolare, dal punto di vista del metodo, il Presidente Bonaccini ha proposto la costruzione di una sede tecnica per gestire il percorso di definizione del piano, da concretizzare preliminarmente con una sorta di patto territoriale con le rappresentanze locali, che renda protagonisti del percorso non solo le regioni, ma anche le province ed i comuni. Il Comitato Interministeriale Affari Europei ha stabilito che l'elaborazione del piano venga coordinata dal Ministro Amendola, attraverso un'interlocuzione che coinvolga in prima battuta i ministeri di spesa interessati ed una successiva condivisione con il partenariato. I lavori del Comitato Tecnico di Valutazione hanno fatto emergere una visione piuttosto centralistica del percorso di elaborazione, condizionata anche dalla tempistica stringente, dalla complessità del lavoro da fare e dalla non semplice modalità di coinvolgimento di numerosi soggetti istituzionali. Il contributo per l'elaborazione delle schede è stato richiesto solo ai rappresentanti delle amministrazioni centrali. Le regioni hanno ribadito che in sede tecnica e politica la necessità di un coinvolgimento fattivo da parte delle regioni, cui ha fatto seguito un incontro con i ministri Boccia ed Amendola in data 10 agosto 2020. Da tale incontro è emersa una volontà da parte del Governo di coinvolgimento, anche se non ancora precisata nelle forme e nei modi, di coinvolgimento del sistema delle regioni, che avrebbe come snodo l'interlocuzione tra Governo e il cosiddetto gruppo di coordinamento, che vede, oltre al Presidente Bonaccini e alla Presidente Tesei, la presenza dell'assessore alle risorse della Regione Lombardia. Tempo, consigliere, vicepresidente. Sì, chiedo ancora un minuto per poter concludere, grazie Presidente. E del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. Tale gruppo di coordinamento si è riunito una prima volta con il Ministro Amendola il 24 agosto. Nel corso di esso è stato posto con forza il tema della definizione di un ruolo per le regioni. Seguendo quanto sostenuto in più occasioni dalla Conferenza delle Regioni, nel corso dell'incontro le regioni e in prima persona la stessa Presidente Tesei ha ribadito che esse si devono porre come soggetto catalizzatore per realizzare sul territorio gli investimenti nell'ambito delle priorità condivise fra i livelli istituzionali, una sorta di hub programmatorio degli investimenti nell'ambito delle priorità definite a livello nazionale. Le regioni, per poter esercitare il ruolo fattivo, hanno chiesto intanto la possibilità di conoscere il percorso in atto attraverso una condivisione del lavoro istruttorio che sta conducendo il Ministro Amendola all'interno del Comitato Tecnico di Valutazione, che sta raccogliendo schede progettuali dai ministeri. Due, la possibilità di presentare, in relazione all'attività che sta svolgendo il Comitato Tecnico di Valutazione ed il Ministro, ed in modo coordinato o singolo, proprie proposte progettuali. Sul primo punto il Ministro Amendola si è impegnato a far recapitare alle quattro regioni del nucleo ristretto di coordinamento una matrice
matrice che permetta di avere contezza del lavoro istruttorio sin qui svolto dal Comitato Interministeriale e dal Comitato Tecnico di Valutazione. Ad oggi, al momento, nulla è pervenuto ed ovviamente più tempo passa più si stringono i tempi per il lavoro che dovranno fare le regioni, posto che esso dovrà in qualche modo coinvolgere anche le altre regioni, oltre quelle presenti nel gruppo di coordinamento, secondo modalità che il gruppo ristretto stesso dovrà a breve valutare. Quindi, in conclusione, siamo in una fase che permette di evidenziare i seguenti dati, consigliere De Luca. In primo luogo, non è ancora chiaro, oggi tra l'altro, come ricordava la Presidenza dell'Assemblea, la Presidente Tesei non è in aula in quanto impegnata appunto in una serie di incontri giù a Roma, tra cui anche uno con il Ministro Amendola, proprio per approfondire ulteriormente questi temi. Però al momento non è chiaro il livello di coinvolgimento delle regioni. In secondo luogo, si sta discutendo sugli assi programmatici del PNRR, di eventuali vincoli europei, sulla consistenza dello stesso in termini nazionali e regionali, sia per quanto riguarda la parte di contributi cosiddetti a fondo perduto, sia con riguardo alla parte di contributi che verranno erogati sotto forma di prestito. Inoltre sono in corso riunioni continue, attendiamo tutta una serie di chiarimenti da parte del Governo. La Presidente Tesei ha già convocato e gestito dalla data della sua nomina, che come lei ricordava il 7 agosto, tre riunioni e proprio oggi, appunto, come ricordavo, si tiene una quarta riunione. Concludo dicendo che l'appello e l'invito che lei naturalmente rivolge alla Giunta affinché possa esservi un adeguato coinvolgimento delle diverse parti che compongono la società regionale, affinché le scelte e le linee di intervento possano essere frutto di una condivisione la più ampia e più larga possibile, naturalmente questo intendimento è parte anche della volontà di azione dell'esecutivo. Naturalmente questa fase la si potrà attivare solo nel momento nel quale si avrà contezza delle risorse a disposizione della Regione e delle linee di indirizzo sulle quali si potrà sviluppare un confronto costruttivo con le parti attive della società regionale. Grazie. Grazie Vicepresidente, non so se vuole replicare il consigliere De Luca. Consigliere De Luca, prego. Grazie Presidente, ma io Vicepresidente non condivido quest'ultima valutazione, in quanto noi sin da subito dovremmo iniziare a fare un ragionamento e a sviscerare all'interno della nostra regione quali sono le priorità, anche alla logica di quelle che sono spesso dei percorsi dialettici fra territori, che lo abbiamo visto anche in termini per quanto riguarda l'agenda, in primo luogo guardo l'assessore Melasecchi, per ciò che riguarda le infrastrutture, si continua a non avere una voce univoca da parte del nostro territorio, ad esempio per quanto riguarda l'alta velocità Ancona-Roma, ragionando al di là di quella che è l'appartenenza politica su una posizione unitaria dell'Assemblea e dell'istituzione. Penso a tutto quello che riguarda la nostra programmazione in termini, cioè la partita del Green New Deal e la partita di quello che riguarda la sostenibilità, la riconversione del tessuto economico. Penso a quello che riguarda il tema della connettività e su ciò che noi vogliamo fare. Io quello che mi chiedo, e lo chiedo anche a lei, che viene da un territorio che fa parte delle aree interne, noi vogliamo porre risorse nuovamente, centralizzandole su alcuni territori, oppure vogliamo pensare di ragionare sul collegamento di quelle aree interne e sul porre quei territori in una posizione di competitività per il futuro? E quindi ragionando sull'Appennino e su quello che è il territorio che in questo momento si trova in una situazione di isolamento. Queste sono le sfide su cui dobbiamo ragionare. E io credo, e non penso che lei abbia, e fino ad ora non abbiamo avuto un confronto posto su questo io e lei, ma altri hanno, in particolar modo nell'ambito di quella che è stata una situazione tremenda nei mesi del lockdown, posto
la questione esclusivamente in termini di propaganda, e io mi auguro che la discussione su questo non abbia questi caratteri. Non abbia questi caratteri, perché qui c'è bisogno di fare squadra e non possiamo rivivere quello che è successo, ad esempio su quello che erano gli strumenti di sostegno alle imprese, i 600 euro, poi con i bazooka che poi non sono arrivati da parte della regione, con solo il 10% tempo, consigliere. Delle imprese che hanno fatto richiesta, che in questo momento hanno visto gli aiuti arrivati. Non possiamo fare questo tipo di dialettica. C'è bisogno di trovare posizioni unitarie, quanto possibile c'è bisogno di superare i campanilismi e di arrivare a dire, a ragionare in maniera unitaria come una comunità regionale che va nei confronti del governo, a prescindere poi di quelli che saranno i limiti. Abbiamo una sottosegretario agli affari europei, Laura Gea, umbra, abbiamo parlamentari, abbiamo una rappresentanza istituzionale all'interno delle nostre, diciamo, all'interno delle istituzioni regionali, nazionali, umbra, e possiamo, dobbiamo fare squadra su questi temi.